Ciao, bentornati su Barbiturici. Io sono Serena e oggi vi parlerò dei miei must make-up dell'estate. Quest'estate zero sbattimento, ho usato quasi sempre gli stessi prodotti e in particolare oggi vi faccio vedere quelli che ho portato in vacanza con me in una pochette piccolissima, incredibile. Ho un po' barato perché un paio di altre cose le avevo altrove, però vi faccio vedere tutto quello che è stato, diciamo, il mio kit di sopravvivenza dentro questa pochette piccolina di Dior, abbastanza capiente devo dire, quindi non proprio due cose, però tutto il necessario per un trucco completo molto easy che mi facesse sentire bene, a mio agio e faiga, diciamo. Allora, comincio subito e vi faccio vedere. Allora, pesco random, così almeno non facciamo troppa confusione, vado lì così bam 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 velocemente, così non ci annoiamo. Allora, prodotto must assoluto della mia estate, veramente di una qualità pazzesca, è il Bronze and Glow di Natasha Denona, che se riesco a aprirlo è meglio, eccolo qui. Si tratta di un bronzer opaco, satinato, con un illuminante sull'oro antico che tra l'altro si era rotto ma ho ricompattato benissimo. Allora, questo prodotto è ottimo, una sfumabilità pazzesca. Un colore bello intenso, abbastanza caldo, che riesce a mimare l'abbronzatura. Io quest'estate non mi sono abbronzata tanto, però con questo prodotto riesco a fare questo effetto un po' fake tan che mi piace molto. Resiste tanto anche nonostante il caldo, quindi questo è veramente un plus da non sottovalutare e è molto piccolino, maneggevole, anche un bello specchio. Ed è perfetto da portare in borsetta con noi e soprattutto costa 18 euro, quindi diciamo che è un prodotto piccolo, quindi comunque non è economico, però ha un buon prezzo se vogliamo un prodotto di alta qualità senza doverci svenare necessariamente o avere quelle palette molto grandi che poi magari finiamo per non usare. Sulla mia pelle appunto regala questo effetto un po' abbronzatura, però sulle pelli più scure va proprio a intensificare bene. Io l'ho regalato alla mia amica Surya, ciao amore mio, e anche su di lei sta molto bene nonostante lei abbia la pelle molto più scura della mia, quindi veramente questo è un big deal, ve lo consiglio moltissimo. Poi, altro prodotto must per me è questa palettina qui di Kiko, della collezione Dolce Diva. Questo è un quad di ombretti veramente eccezionali, a mio avviso. Abbiamo questo ombretto qui, che è una pesca con delle particelle dorate, molto molto visibili e vistose. Poi c'è un borgogna spento, un mid-tone opaco, un rosa pesca, anche questo opaco, poi un oro con una punta di rose gold luminoso. Questa palette secondo me è ottima, io oggi ho usato soltanto questo ombretto qui, proprio solo lui da solo accende lo sguardo e questi due colori sono perfetti anche per da usare come illuminante e questi anche come blush, quindi anche in questo caso abbiamo un prodotto un po' multiuso che io mi sono un po' aggiustata per a vario scopo. Qualità appunto, come vi dicevo, eccellente a mio avviso. Pack veramente molto molto carino e compatto, in cartone leggerissimo, quindi assolutamente nessun problema di peso. Questo prodotto qui adesso sta andando ovviamente in rottura di stock perché era la collezione estiva di Kiko, però sicuramente la trovate nei saldi, quindi fate anche un affare se vi va di provarla. Poi andiamo avanti con un altro prodotto viso, che è questa cipria qui. Questa è la Hyaluronic Hydra Powder di By Terry. Io l'ho comprata sul loro sito ufficiale, è una mini taglia, però è una polvere libera da non so quanti grammi, non c'è scritto qui, 4 grammi, ecco, però ci fate veramente, potete usarla fino al 3000 mai. Mi piace moltissimo perché è una cipria trasparente, completamente trasparente, che non sbianca, ma idrata la pelle, quindi se avete, diciamo, un'età che va un po' più sul vintage come me, questo prodotto è molto consigliato, perché comunque tiene a bada ovviamente l'effetto lucido, ma se avete la pelle secca come la mia, riesce comunque a mantenervi opache senza seccare, e in maniera particolare la sua texture fa sì che i pori, le lineette, i segni di espressione, le rughette vengano proprio spianate, quindi favola, adoro assolutamente questo prodotto. Mi piace molto, l'unico problema, l'unico downside per me è che non ha il sifter dentro, infatti non ve la apro perché il prodotto è fuoriuscito dai forellini e quindi rischio di fare un casino. Appena potrò, quando finirò questa, quindi credo mai, mi piacerebbe comprare la versione compatta, sempre in versione piccolina, perché comunque da borsetta per me è ottima e che dovrebbe avere la stessa formula, quindi molto molto bene, quindi anche questa super consigliata, la trovate anche da Sephora ovviamente.
Poi andiamo avanti con un lip balm, questo qui è di Corress, come vedete ha un colore molto scuro, questo è Mulberry, giusto? Sì, è il color Mulberry, ha un pack bellissimo con l'occhio, il Matia greco, ovviamente voi sapete la mia passione per la Grecia, ho l'occhio qui, di solito porto sempre la collanina, cioè questa dell'amore che mi è stata regalata, però in realtà appunto l'occhio per me è un must, quando ho visto questo lip balm non potevo non comprarlo, in realtà ne ho tanti di questo brand, diverse colorazioni. Questo qui come vedete è molto molto scuro, in realtà si tratta di un colore che va sul rosso, leggermente aranciato, molto molto leggero, molto trasparente questo qui rispetto ad altri che ho che colorano molto, e quindi dà proprio quell'effetto di labbra lucide, sane, turgide, belle levigate, che mi piace molto, nel senso che sia se faccio un trucco abbastanza strutturato, ma anche in caso in cui io sia struccata, con questo prodotto qui mi do proprio un bel tocco di luce, e a volte mi piace portarlo anche sulle gote perché fa quell'effetto salute balmi che è veramente molto carino, semitrasparente. Poi andiamo avanti con un prodotto rivelazione dell'estate che sto amando alla follia. È un mascara di MAC che si chiama MAC Magic Extension, che è questo qui con un pack argentato molto figo. Questo l'ho provato e conosciuto in anteprima quando c'era un mega embargo, quindi non potevo farlo vedere a nessuno, finalmente è in commercio ed è favoloso. Questo è un mascara che ha uno scovolino in fibre, abbastanza classico, un pochino più stretto in cima e poi va ad allargarsi. La sua particolarità è quella di avere una formula idratante perché c'è l'olio di oliva e anche delle microfibre da 5 mm se non sbaglio, quindi va proprio a costruire la struttura delle ciglia dando un effetto veramente molto molto bello, quindi se avete come me le ciglia abbastanza corte e un po' diciamo sfighi, questo fa veramente un ottimo lavoro, ha una tenuta ottima, devo dire che è un pochino difficile da struccare perché magari poi la mattina quando faccio la doccia, nonostante mi sia struccata abbastanza bene, un pochino salta sempre fuori sotto l'effetto panda, però tiene veramente molto bene, quindi se anche avete problemi di sbavature eccetera, questo non vi fa sbavare, non vi macchia in giro, quindi è veramente fantastico. Ovviamente lo trovate nei negozi MAC e costa 26 euro. Poi un altro prodotto must, ovviamente come vi ho già detto, forse quello che mi vedete in faccia è tutto quello che vi sto mostrando adesso, questo rossetto di Sephora che è una delle tinte labbra classiche, questo è il colore, oh mio dio non vedo il colore, 01, quindi il classico rosso opaco. Questo è un rossetto iconico, credo di avervelo fatto vedere anche per i rossetti natalizi, ma come vedete va bene in tutte le stagioni. Rosso classico, perfettamente opaco, si stende molto facilmente, dura tantissimo, resiste alla mascherina, resiste ai pasti, quindi per me questo è top. Il rossetto rosso per me è fantastico tutto l'anno, appunto mi piace nella stagione fredda, ma anche in estate con la pelle un po' abbronzata o fintamente abbronzata come la mia, secondo me rende al massimo, perché anche con un tocco di mascara avete un look molto cool, diciamo, senza sforzo. E questo qui secondo me è una qualità ottima, costa intorno ai 10 euro, quindi per me è veramente un must irrinunciabile. Poi sopracciglia con qualcosa sopra di sporco, il Sourcil Styler di Lancome. Questo qui l'avevo ricevuto in regalo, comunque l'avevo ricevuto un sample da Lancome al suo lancio, l'ho ricomprato, spettacolare, ha uno scovolino piccolissimo, da una forma un pochino strana, perché più stretta in alto, poi si allarga il centro e torna a stringersi sotto, veramente ottimo. Pettine, colora al tempo stesso le sopracciglia e le mantiene in piega in una maniera pazzesca, quindi anche in questo caso, anche col callo eccetera eccetera, questo prodotto rimane al suo posto, pettina molto bene, colora, definisce, per me è una qualità eccezionale, prodotto must have, abbastanza costoso, però ogni centesimo è veramente ben speso su questo prodotto qui. Poi andiamo avanti con correttore, qui torniamo invece sul low cost spinto.
Questo è il Revolution Conceal and Define, anche questo un must, che ho comprato tantissime volte. Questo è un correttore, come vedete, che ha una spugnetta abbastanza grossa. Io ho comprato questo colore, che è abbastanza scuro, che è il C10.5, che è un aranciato abbastanza scuro, ed è il colore perfetto per me in estate per le occhiaie con la pelle abbronzata, quindi riesce proprio a rischiarare la zona e darmi un effetto un pochino più sveglio. Per me copre molto bene, poi non ne metto tanto perché comunque non me ne frega niente se comunque le occhiaie rimangono un pochino visibili, ci sta, non è un problema per me. Però questo è un prodotto veramente molto molto buono, che costa pochissimo, credo intorno ai 5 euro. Io l'ho comprato credo su Asos, però potete comprarlo sul sito di Makeup Revolution, lo trovate da OVS, insomma c'è un po' dappertutto. Sicuramente lo conoscete, se non lo conoscete dategli un occhio, perché questo qui è un correttore veramente ottimo e viene proposto in una quantità di tonalità veramente infinite, quindi possiamo accontentare tutte le esigenze. Poi stiamo finendo, quasi finito, vi faccio vedere questo qui, che è il Miracle Sheer Gel Blush di Max Factor, che è un blush in stick così come una colla stick delle elementari. È una tonalità aranciata, in particolare questa si chiama 04 Glowing Sunrise, è appunto un rosso aranciato che insieme al bronzer di Natasha Denona mi piace per creare quell'effetto fake tan, perché come sapete la pelle quando è abbronzata dal sole prende questa tonalità un pochino arrossatina, bruciacchiatina, che mixa un po' di marrone, un po' di rosa, un po' di rosso. Quindi io picchietto questo prodotto sulle gote andando a creare appunto quell'effetto bacio del sole. Mi piace moltissimo, è molto sheer, quindi ha un effetto estremamente naturale, glowy, balmy, veramente un po' bon mine, diciamo, sto usando tutti i mega paroloni, però proprio quell'effetto di rossore naturale molto molto bello che in estate mi fa impazzire. Io lo metto appunto sulle guance, però lo metto anche sulla fronte, sul naso, sul mento, e se vado per un look abbastanza easy lo metto anche sulle labbra, lo picchietto, perché proprio fa un bellissimo effetto naturale e quindi tutto il viso prende questo aspetto un pochino bronzeo, arrossatino, che mi piace moltissimo. E poi, ultimo ma non per importanza, un micro mini fondotinta di Dior Backstage. Questo qui è un sample che io ho ricevuto da Dior, che però è utilissimo da tenere in borsa. Ha la palettina piccolina così, e con questo qui non faccio direi tutto il viso, nel senso che a me piace applicare proprio una puntina qui, una qui, una qui, una qui, una qui, ma proprio una puntina, e sfumarlo con un bel pennello per dare un pochino più di omogeneità al viso, ma non per coprirlo tutto, proprio per rendere un pochino più il finish un pochino più omogeneo. Mi piace molto perché è molto naturale, si sfuma benissimo, è abbastanza luminoso, mantiene quella luminosità effetto seconda pelle, quindi mi piace perché quando ti guardi dici non sei truccata, è la tua pelle che è bella al naturale, invece no, noi abbiamo il trucco ed è questo fondotinta qui. Quindi questo qui è una shade un pochino scura, quindi va benissimo per me per l'estate. Ne ho un'altra un po' più chiara e eventualmente penso che potrò provare anche la full size, perché comunque mi sta piacendo molto questo, il look che mi dà questo fondotinta piccolino, veramente molto bello. Poi è super graziosa per un amante delle mini taglie come me, questo è veramente una favola, ed è sempre nella mia borsa, perché così quando sono in giro e ho bisogno di darmi una truccata veloce, questo funziona alla grande, anche perché si sfuma bene con le dita e poi con una salviettina umida, che ovviamente ho sempre in borsa, maniaca dei germi, e quindi va sempre molto bene. E niente, la pochette direi è vuota. Fatemi sapere ovviamente quali sono stati i vostri trucchi must dell'estate, io sono ovviamente sempre molto molto curiosa. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, sapete che quando lo fate io sono sempre molto molto contenta, e se vi va seguitemi su Instagram, perché lì tutti i giorni comunque posto ovviamente i fattacci miei, quindi
quindi quello che faccio tutti i giorni, la mia bimba, la mia casa, la mia vita, il mio lavoro, ma posso anche i prodotti che ricevo, quello che uso, eccetera, quindi è, diciamo, è un modo per stare un pochino più in contatto. Insomma, vi lascio poi qui sotto il nome I am Serena D'Angelo, molto semplice, però ve lo scrivo, e vi lascio tutti i prodotti nell'info box, così se vi va di acquistarli potete dargli un occhio, ovviamente niente di affiliato. Grazie per essere stati con me oggi, ci vediamo presto con tante novità. Ciao!